Qual è la difficoltà più grande che hai avuto? Accettare di non essere la priorità di mio padre, perché diciamo che nella mia vita mi ha fatto passare un'infanzia non del tutto felice e non sono mai stata una bambina perché non sono potuta esserlo. E poi una volta che avevamo trovato l'equilibrio, diciamo, ha deciso di spezzare tutto per continuare a seguire se stesso, le sue idee e i suoi piaceri, fregandosene appunto della famiglia e quindi di noi figli. E da quanto non lo vedo? Adesso sono 5 anni che non ci vediamo, non parliamo né niente. Lui ha fatto un'altra famiglia, ha un altro figlio, però vabbè, io vivo con mia mamma e con mia sorella e stiamo bene, non è una cosa che passa, però è una cosa con la quale poi ci convivi. Come ti chiami? Nadia. Nadia, piacere Edoardo, piacere. Grazie mille.